Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo nuovo video di Ghost of Tsushima vi spiegherò come fare per ottenere nuove selle per il cavallo. Durante l'esplorazione di Tsushima vi imbatterete negli accampamenti dei mongoli che hanno l'apposita icona, generalmente sono queste. Una volta che vi trovate nell'accampamento mongolo dovete portare a termine una serie di missioni, di attività secondarie, tra cui il recupero dei vessilli. I vessilli non sono obbligatori, naturalmente, però sono consigliati, perché recuperando i vessilli potete ottenere nuove selle per il cavallo. Le selle vanno sbloccate qui dal monaco. Quindi praticamente dovete recuperare i vessilli negli accampamenti mongoli e raggiungere questo monaco che ha l'icona d'oro sulla mappa non appena avrete abbastanza vessilli da poter ottenere una nuova sella. Ora, non so se ci sono diversi monaci o se è sempre lo stesso, ma recandovi qui praticamente troverete questo monaco e parlando con il monaco darete a lui i vessilli che avete recuperato e in cambio vi darà una nuova sella per il vostro cavallo che potete sostituire in qualsiasi momento. Quindi quando diciamo esplorate Tsushima e vi imbattete in un accampamento mongolo, assicuratevi di recuperare tutti i vessilli se volete ovviamente sbloccare nuove selle per il cavallo. Ora, appena finisce il dialogo tra i due, vi mostro la sella in questione. Diciamo che il monaco in questo caso è nella prima zona di Tsushima. Ecco, ora che avete, diciamo, consegnato i vessilli, vi darà la sella. Quindi andate nel menu di pausa, andate su armatura, accessori, selle e qui selezionate la nuova sella per il vostro destriero. Quindi una volta recuperati i vessilli dovete raggiungere il monaco che viene caratterizzato da questa icona sulla mappa che diventa d'oro ogni qualvolta potete ottenere una nuova sella per il cavallo.